Pochi mesi fa le nostre telecamere, se ricordate, scesero anche all'interno di questo sottoscala, di questo cantiere aperto, proprio come ci diceva la signora che abbiamo intervistato. Rivediamo queste immagini. Immagini che continuano a fare scalpore e che vi riproponiamo a mesi di distanza. Stavolta le nostre telecamere non sono entrate nel sottoscala della scuola Rodari, ma le mamme che erano presenti lì fuori hanno detto che non è cambiato quasi nulla. Un po' di pulizia in più è stata fatta, ma non come invece si sarebbe dovuto fare. In questo sottoscala c'è un po' di tutto, ci sono in particolare tutti gli elementi che possano favorire nidiate di roditori o di animali vari. Insomma, si presenta già così la scuola che tra 2 settimane circa sarà seggio elettorale. Le immagini scorrono, le parole per descrivere forse sono superflue se non inutili, ma una sola cosa è certa. Le trappole per topi ci sono, ma a detta delle mamme non sono curate e forse sono inutilizzabili. Le persone dei palazzi vicini tendono a scuotere dai balconi le tovaglie usate per il pranzo e i rimasugli di cibo restano le principali calamite per animali vari in cerca di cibo. Qualche mamma ha anche parlato di bisce o addirittura vipere presenti nel giardino. Testimonianze fosse molto forti, tutte da verificare, che fanno capire però una sola cosa: la paura c'è. E se si è mamme, si è papà, si teme sempre il peggio quando ad essere a rischio è la salute del proprio bambino. E intanto la protesta continua, alcune mamme ci hanno anche detto che continueranno anche domani a far sentire la loro voce, noi proveremo a seguirle, cercheremo insomma di capire cosa è possibile fare per loro, ma soprattutto per salvaguardare la salute di tutti questi bambini. All'interno di questa scuola ci sono scuole elementari, quindi ci sono bambini delle elementari, ma bambini anche delle scuole materne. Ma restiamo in tema di proteste, lo facciamo stavolta spostandoci a Scafati perché è stata scoperta una discarica di amianto a cielo aperto e c'è preoccupazione proprio tra i cittadini. A far sentire la sua voce è Francesco Carotenuto, il portavoce del movimento Scafati Arancione. Lo ha intervistato Luigi Novi. Francesco Carotenuto, siamo a Scafati in via Leonardo da Vinci, una scoperta che questa mattina ti ha lasciato senza parole. Una scoperta del tutto fortuita, oserei dire, perché mi apprestavo a seguire il consiglio comunale come mio solito e parcheggiando l'auto notavo questa discarica abusiva che ritengo sia amianto, potrebbe essere amianto, ritengo sia amianto. Non è la prima segnalazione che facciamo. Purtroppo oltre alla presenza forte dello Stato, qui c'è anche bisogno di una seria sensibilizzazione su un problema, ritengo molto sottovalutato. È capitato più volte che noi abbiamo richiesto all'assessore Ugliano di organizzare una vera e propria campagna di sensibilizzazione per l'amianto, con una serie di iniziative itineranti sul territorio e perché no, anche nelle scuole di competenza del comune. Purtroppo qui siamo di fronte ad una vera e propria cultura del degrado e depositare amianto vicino a una biblioteca comunale, in pieno centro abitato, vuol dire oltre che suicidarsi, ma anche commettere delle vere e proprie barbarie ai Insomma, danni. un posto anche frequentato da bambini, da studenti. Studenti, da persone comuni, da lavoratori. Il mio monito è lo stesso, il mio auspicio è che le persone si rendano conto e che ci sia una vera e propria cultura dell'essere cittadini con la C maiuscola, cioè di poter salvaguardare l'ambiente dove noi viviamo. Perché vedete, depositare fuori casa è depositare nella propria casa, perché il nostro ambiente è la nostra casa e quindi significa distruggere l'ambiente dove noi viviamo.